Dal calcio alla finanza e alla politica è stato questo il nuovo percorso di Carmelo Parpiglia, ex centrocampista dell'Avellino. 92 presenze e 8 reti dall'89 al 92 con la maglia biancoverde, dopo aver giocato con Campobasso, Taranto, Lecce ed Empoli. Beh, ho molto calcio in televisione. Mi sento dentro un allenatore, anche se io poi ho percorso altre strade, quella della professione, sono un promotore finanziario e poi successivamente ho fatto anche politica. Attualmente sono un consigliere regionale del Molise. Però il calcio mi rimane dentro, mi rimane nel cuore, la passione è sempre la stessa e ogni volta appunto guardo ogni partita con l'occhio da allenatore, se me lo posso permettere, anche con un pizzico di umiltà, diciamo, ecco. E sulla sua esperienza in Irpinia i tifosi afferma. Beh, sono stati 3 anni importanti, con una squadra, soprattutto il primo anno, molto forte. Vi ricordo che tra le file addirittura militava Ravanelli e anche Baiano, ma tanti altri calciatori molto importanti come Stringara, Celestini, Amodio, Ferrario. Insomma, era veramente una squadra molto forte che però non riuscì a vincere il campionato. Però una squadra veramente molto forte con un allenatore come Sonetti. Insomma, è un buon ricordo. Sono stati 3 anni positivi per quanto mi riguarda. Un ricordo molto bello è che mia figlia è nata il 27 di agosto, il 28 io firmai il contratto con l'Avellino. In un momento un po' così, un po' di freddezza nei miei confronti, invece successivamente, dopo le prime partite, molto calore, molto affetto nei miei confronti.